Stiamo cambiando il volto alla nostra città. E questo lo slogan scelto dall'amministrazione comunale per presentare le numerose opere pubbliche già realizzate o in corso d'opera a Molfetta. Dalle piazze ai pubblici servizi, dalle scuole ai monumenti, Molfetta sta cambiando volto, come ha sottolineato l'assessore ai lavori pubblici Mariano Caputo. Certo che è un impegno gravoso, ma la straordinarietà anche dei tempi, considerando anche la situazione economica che attanaglia un po' tutta la nostra nazione, evidenzia invece l'ottimo lavoro che il Comune di Molfetta ha attivato in questi ultimi anni. Se consideriamo che solo quest'anno noi completeremo e diciamo, renderemo fruibili per la cittadinanza 5 opere pubbliche, quindi un anno straordinario, di una rilevanza eccezionale, perché se consideriamo Piazza Minuto Pesce, che abbiamo già in questi giorni reso fruibile, sabato prossimo renderemo fruibile l'asilo nido di Levante e quindi abbiamo riammodernato in tutti i suoi punti aspetti tecnologici e anche infrastrutturali, con un ampliamento che consente anche una maggiore fruizione da parte dei bambini. Casina Cappelluti, e quindi abbiamo pensato quindi anche alla cultura, e quindi rendendo fruibile l'ex lazzaretto, che sarà poi punto di riferimento anche per il polo, diciamo, legato alla cultura del Pulo e quindi tutto al recupero anche storici. Se consideriamo anche le opere, una parte delle opere di urbanizzazione primarie che sono state completate, ci riferiamo all'acqua bianca, e ci stanno anche altre opere, diciamo, che abbiamo dato prevalenza, tipo la ristrutturazione delle case parcheggio, quindi via Leonardo Azzarita, che è per pericolosità. Ci sono anche tante altre opere che sono in corso, diciamo, ci riferiamo oltre che alle opere di urbanizzazione sempre primarie, parliamo della zona, nell'ambito della zona PIP, parliamo delle opere di acqua bianca e di metanizzazione. Nell'ambito della città invece ci sono ulteriori opere riguardanti le scuole, e quindi abbiamo dato priorità e abbiamo completato le 5 scuole pubbliche, scuole medie superiori, scuole medie inferiori, chiedo scusa, che riguardano tutti gli adeguamenti infrastrutturali e la sicurezza, e qua mi riferisco alla San Domenico Savio, alla Poli, alla Giaquinto e anche alla, credo che la Giaquinto e anche adesso mi sfugge, però posso dopo nella conferenza stampa lo diremo. Però se si nota un intervento a 360 gradi della pubblica amministrazione su tutti quelli che sono i fronti primari della nostra città, non è che abbiamo dato prevalenza a un aspetto rispetto all'altro, diciamo, stiamo cercando di dare manforte e cercare di rilanciare l'economia locale anche attraverso la realizzazione delle opere pubbliche, e questo in aggiunta al grosso intervento che è quello del porto, che comunque va avanti, cioè, con tutte le problematiche legate certamente allo sminamento del porto, ma danno l'esatta percezione i 16 milioni di euro solo di opere in corso, più gli 80 milioni di opere per quanto riguarda il porto, danno l'esatta percezione della buona amministrazione e dei lavori che l'amministrazione ha posto in essere. I lavori interesseranno anche la zona artigianale e la terza zona PIP, nonostante i dubbi riguardanti il ricorso pendente dinanzi al Tribunale delle Acque di Roma. Dubbi che per l'assessore alle attività produttive Michele Palmiotti non esistono. Questo dubbio ormai è superato. Abbiamo già stanziato, come l'abbiamo pubblicato e lo diremo anche in conferenza stampa, abbiamo stanziato 1.800.000 euro per le opere di mitigazione e è stata già resa pubblica la graduatoria provvisoria delle recenti aziende che hanno fatto richiesta per insediamento, e sono partite anche le lettere che invitano le aziende a rispettare e a comunicare la loro adesione, presentandoci una serie di documenti che l'amministrazione chiede. L'amministrazione con questo dimostra di essere attenta nonostante i tempi e conferma la volontà e l'impegno preso nei confronti dei cittadini, nei confronti di un programma voluto fortemente dal nostro sindaco Antonio Azzollini, che sta rispettando. E nonostante tutto che un avviso pubblico che è stato superato da molto tempo, giungono ancora richieste per nuovi insediamenti. E purtroppo il territorio è quello lì, cercheremo, non so come, se sarà possibile accontentare ulteriori richieste che ogni giorno pervengono presso il nostro comune. Siamo attenti a rispettare, come ho detto prima, questo impegno, ormai è una realtà, il terzo polo industriale e commerciale della nostra città, giustamente come il collega Mariano Caputi, assessore ai lavori pubblici, ha appena detto, Molfetta sta cambiando volto, noi stiamo dando delle risposte alla città, nonostante le difficoltà stiamo superando tutto, quindi Molfetta avrà una realtà forte economica e commerciale.
Soddisfazione è stata espressa nel corso della conferenza stampa organizzata per presentare le opere anche dal sindaco Antonio Azzollini, che non ha mancato di lanciare frecciate alla regione Puglia, accusata di aver creato grossi ostacoli all'attività dell'amministrazione comunale.